Allora, freddo o non fa freddo? Piove o non piove? Il Po è in secca, il lago di Garda è in secca, qua siamo in secca. Questo è il grande dilemma, caro Andrea, ormai non parliamo più di eccezionalità ma di normalità, perché ovviamente questa cosa si sta trascinando da diversi anni. Diciamo che già ne parlavamo in tempi non sospetti di questa situazione che ormai è sotto gli occhi di tutti. Siccità che diventa quasi estrema in molte zone del nord Italia, abbiamo laghi e fiumi asciutti e naturalmente anche pochissima neve rispetto ai fabbisogni in quota. Comunque non ci resta che dire che ancora l'alta pressione sarà dominante, nel senso che già oggi avrà un ulteriore rafforzamento sulla nostra regione, apportando ancora stabilità atmosferica, anche se contaminata da, come vediamo, da nubi basse e da nebbie piuttosto diffuse. Nebbie che intensificheranno nella giornata, diciamo, di domani su mercoledì. Però possiamo dire che all'orizzonte un cambiamento sembra intravedersi, o perlomeno i modelli numerici, matematici, cercano di dare una spiegazione di quello che potrebbe essere il cambiamento da mercoledì in poi. Il canto del cigno dell'alta pressione sembra configurarsi da qui a mercoledì. Poi, sull'Atlantico ci sono parecchie manovre, c'è una grossa saccatura che, diciamo, approccerà le coste occidentali europee nella zona di mercoledì, e se le cose andranno come dovrebbero andare, questa saccatura dovrebbe entrare nel Mediterraneo verso venerdì, sabato, domenica, portando una fase di maltempo su buona parte del nord Italia assetato. Ovviamente manca ancora parecchio tempo a questa configurazione e vedremo se poi tutto andrà come deve andare e la cosa potrà essere, diciamo, potrà risultare operativa. Nel frattempo però, almeno fino a giovedì, le condizioni saranno stabili, come vi ho già detto, con temperature che oggi guadagneranno qualche grado in più, naturalmente se non ci saranno le nebbie, e quindi una situazione tardo invernale, quasi primaverile. E altro non ci resta da dire se non sperare che questo cambiamento sia effettivo e duri anche un po' a lungo, perché veramente siamo intorno al 50% di precipitazioni in meno rispetto a quello che dovrebbe essere, diciamo, la normalità. Situazione che si trascina, appunto, come ho detto, a troppo tempo e che sembra diventare la normalità. Buona giornata a tutti. Beffed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì, per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.